Benvenuti a tutti. Oggi è martedì 18 gennaio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Giornata no, introspettiva e malmostosa. Strano, non è da voi essere così lunatici e malmostosi proprio di martedì, con tutta la settimana da impostare ora che sono ripresi i corsi, anche le serate occupate. Impossibile, primo perché, complice la luna piena in sesta casa, il lavoro vi trattiene fin oltre l'orario di chiusura, in secondo luogo contro la consueta simpatia lavora il binomio Sole-Plutone, votato all'interiorità e al silenzio. Non ce l'avete con nessuno in particolare, ma dopo un weekend movimentato in mezzo alla gente e una vita professionale impegnativa, avete solo bisogno di staccare la spina e starvene un po' in pace, impegnati in un mutuo colloquio con voi stessi. Pericolo per le coppie, soprattutto quelle di vecchia data, l'amore potrebbe finire, l'attrazione venire meno, la noia prende il sopravvento. C'è molta aridità nell'aria, noia, abbandono, e scoraggiamento potrebbero sovrabbondare. Non chiedere agli altri di sostituirvi nel risolvere i problemi che avete, oggi avrete delle ottime occasioni per mostrare a voi stessi di essere in grado di risolvere ogni problema che vi si presenta. Ottime prospettive per i nati di martedì, Giove sarà con loro particolarmente benevolo nella giornata di oggi. Potreste raccogliere i frutti di mesi e mesi di sacrifici. Senza le giuste precauzioni non riuscite a vivere un rapporto. Cercate di essere più flessibili e non ingabbiatevi nelle vostre paure. Dai tue notizie a coloro che ultimamente hai perso di vista. Lavoro a gonfie vele. Successo. Promozioni. Eccellenti opportunità. Sarai maggiormente attratto dall'arte, dalle scienze e dall'astrologia. Incontri interessanti. Possibilità di nuove collaborazioni vantaggiose. Per chi è in coppia ed è nato di martedì e giovedì oggi potrebbero esserci particolari manifestazioni di affetto da parte del partner. Avete bisogno di coccole? Le riceverete. Sembra che il mondo ce l'abbia con voi, invece è semplicemente un periodaccio. Per uscirne abbiate pazienza e mostratevi più tolleranti, soprattutto con voi stessi. L'intesa con la persona che vi è cara potrebbe vacillare oggi sotto i colpi di un Marte imperioso e di un Mercurio che non ne vuole sapere di distogliere il suo sguardo poco positivo su di voi. Meglio essere cauti e privilegiare la pazienza. I vostri sforzi in questa giornata dovranno concentrarsi non tanto sul lavoro, ma quanto sull'organizzazione del lavoro. Non mancheranno idee brillanti da realizzare con tempestività. Rivelare i vostri veri sentimenti sarebbe una prova che molti attendono, per testare il vostro interesse o la vostra sensibilità. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Plutone nel segno buon vicino del Capricorno vi dona passionalità, energia e dinamismo, specie se siete nati dal 14 al 16 febbraio. Mercurio, pianeta della comunicazione, nel vostro segno è uno stimolo di attrazione per l'arte e la cultura, inoltre nell'ambiente familiare e amicale dona capacità di composizione diplomatica. State per giungere ad un punto di svolta, è il momento di finire i lavori amministrativi che rimangono. Evitate correnti d'aria e sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire un po' per ricaricare le batterie. Dovete procedere con calma lungo la strada che vi porterà ad ottenere un risultato importante. In questa giornata in particolare, sarà necessaria molta pazienza, per non destare sospetti. I vostri colleghi saranno sempre sull'attenti e vorranno essere ragguagliati su qualsiasi modifica voi vogliate apportare. Ciò denota grande insicurezza ed anche un senso di gelosia nei vostri confronti. Malmostosi con la bella Venere abbioccata in dodicesima casa e la luna piena che vi fa sgobbare come muli anche oltre l'orario di chiusura. Naturale, dopo tutto quello che avete speso ogni minuto di straordinario diventa oro colato, perciò vi prestate di buon grado. Il guaio è che spenderete ancora, la lezione non vi è servita, ma Giove munifico in seconda casa vi lascerà fare. Amore ed Eros. Il vero amore oggi è il quattro zampe, in realtà anche lui un piuttosto lunatico.
i cuori solitari si sentono ancora più soli, anche se probabilmente è stata una scelta loro. Per amore della libertà ci si priva dell'amore di non è un gioco di parole ma una difficile realtà. L'opposizione dei pianeti ultimamente potrebbero aver indebolito il vostro fisico. Non desiderate altro che tornare in possesso della vostra energia e cercare aiuto nell'amore degli amici e del partner. Cari Acquario, in amore le cose vanno a gonfie vele, non a caso siete tra i segni al top del 2021. Per chi ha vissuto una crisi o una discussione di una certa entità, adesso è il momento di chiarirvi e ripartire. Giove presto non sarà più contrario, per cui potrete recuperare anche dal punto di vista economico. Un incontro di lavoro potrebbe aprirvi opportunità per cambiare aria e fare carriera. Venere occupa un segno fidato alleato, il Capricorno. Per il vostro segno l'anima del sentimento e del desiderio, Venere, in un segno super razionale e pacato, vi può aprire oggi a emozioni forti ma ben gestite dalla razionalità, specie se appartenete alla seconda decade. Chi è in cerca dell'anima gemella, può in questo momento lanciarsi in dichiarazioni di affetto che lasciano stupiti. Non pongano tempo in mezzo gli Acquario che abbiano il cuore invaso da un interesse sentimentale forte. Gli astri lo possono realizzare, ma solo a patto di non scordare di proporzionare questo loro interesse alle effettive possibilità di cui sono dotati. Lavoro e denaro. Conclude la giornata che assorbe tutte le vostre energie e anche ogni minuto di tempo libero, per questo non prestate orecchie ai discorsi dei colleghi chiudendovi nella vostra torre d'avorio e macinando incombenze su incombenze come uno schiacciasassi. Guadagni risicati ma meglio di niente. Quanto alle spese oggi il borsellino va tenuto stretto, contro ogni tentazione evitate vie e centri commerciali. Nei giorni precedenti vi eravate distinti per il vostro modo di agire e siete risultati tra i migliori nel vostro ambiente professionale. Ora avrete modo di richiedere una ricompensa. Vi sentite in pieno fervore, in attività? E ancora una volta il lavoro di gruppo, la vostra capacità di saper conciliare tante competenze, abilità, personalità a farvi gioco in ambito professionale. Mercurio in buon aspetto per il vostro segno, in congiunzione, illumina ancor più questo vostro talento, specie se appartenete alla prima decade. Benessere. Stanchezza abissale, ve ne accorgete tardi all'uscita dal lavoro sentendovi così fiacchi che, disponendo della pecunia necessaria, prendereste volentieri il taxi per andare a casa. Invece ci arrivate in tramo con la vostra auto, così esausti da non aver nemmeno voglia di cenare. Concedetevi una bella doccia e mettetevi comodi in tuta e pantofole. Poi forse rivedrete anche la vostra opinione sulle buone vivande che vi stanno aspettando. Oltre a concedervi un'uscita con una persona amica, non dimenticate il movimento, lo sport, le camminate, sarebbero tutte scelte azzeccate, se in questa fase vi decideste a uscire dalla vostra pigrizia. Per lei, situazione di sottile malessere, in realtà più psichico che fisico. Avete mangiato troppo, alimenti allergenici per il corpo, emozioni, sensazioni e input per la mente. Soluzione, digiuno in tutti i sensi, chiudete gli occhi senza pensare a nulla, come fanno gli yogi. Per lui, ipersensibili alle tematiche dell'ecologia, ma al momento troppo stanchi e pessimisti per intraprendere iniziative di protesta. Vi sentite schiacciati dalla stupidità umana e dal potere maligno del business. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.